I motivi per pensare ad altro erano davvero molti. Le urne aperte per il nuovo sindaco, le preoccupazioni per le sorti del calcio cittadino, l'attrazione per il primo bagno estivo. Ma sono stati in tanti a non voler mancare all'appuntamento con la manifestazione Mi muovo e sto bene, primo evento della tre giorni Gran Gala del Cuore, realizzata dal cardiologo Roberto Ceravolo al Parco della Biodiversità di Catanzaro. L'anfiteatro è sinonimo di cultura, ma oggi c'è anche tanto altro, c'è prevenzione, c'è divertimento, allegria e tanta voglia di stare bene insieme. Assolutamente sì, come potete vedere dai bambini agli adulti, agli anziani, cardiopatici e nonno stanno qui sotto il sole a godere anche solo il fatto di stare insieme. Questa è la più bella terapia cardiologica che ci possa essere, prevenzione assoluta per chi si potrebbe ammalare e per chi si è già ammalato è stato trattato. Sono felicissimo che la città abbia risposto e che questo io penso sia solo l'inizio, non un punto di arrivo. Ma io già faccio fitness, però oggi è una giornata importante perché stare bene significa risparmiare sulla sanità. Oggi facciamo una bellissima gara. Camminiamo, io amo camminare, cammino sempre, faccio tutto, chilometri. Tutto va bene al cuore. L'importanza di ritrovarsi insieme? Allora, l'importanza è innanzitutto di vedersi insieme e poi l'importante è quello di correre, fare un po' di movimento, anche se non si è atleti, perché gli atleti si sottopongono a uno sforzo, però oggi con uno sforzo diciamo adeguato si può anche passare una giornata all'aria aperta e far muovere diciamo il cuore, ecco, che è la giornata del cuore. E magari togliersi anche qualche scrupolo a tavola? Anche, io mangio poco comunque, quindi non ho di questi problemi. Il mio motto è camminare, migliora l'umore. La dieta mediterranea è la migliore. Quindi. Lei non sacrifica nulla a tavola? Dunque, qualcosa sacrifico, onestamente sacrifico, però mi adeguo anche, come ha detto mia moglie, alla dieta mediterranea. Avete solo 10 chilometri davanti a voi. La B-Marathon è partner praticamente ufficiale di questa iniziativa che abbina il benessere fisico al movimento e alla prevenzione medica. Cosa c'è da sapere di più, Sanzi? Beh, c'è da sapere che praticamente che l'attività fisica sia uno, come dire, un corroborante per vivere bene è risaputo, ma che la prevenzione soprattutto è necessaria anche perché senza un'adeguata certificazione medica non si può fare l'attività fisica a livello agonistico. Ma noi come Hobby Marathon, già nel nome stesso si capisce che per noi lo sport non è solo agonismo, a noi dell'Hobby Marathon interessa che la gente possa fare dello sport nella tranquillità più assoluta, senza correre rischi, perché sappiamo benissimo che la principale causa di morte è, purtroppo è dovuta a cause cardiocircolatorie, per cui un'attività fisica costante nel tempo e negli anni, soprattutto nella maggiore età come nel mio caso, favorisce questi fattori, per cui benvengono le iniziative come questa del dottore Ceravolo che sensibilizzano da una parte l'opinione pubblica in modo totale e contemporaneamente fanno capire a chi fa sport sistematicamente tutti i giorni che un'adeguata prevenzione, come dicevo prima, è alla base di tutta l'attività sportiva. Il gruppo Mi muovo e sto bene di Catanzaro si arricchisce di nuove presenze. Chi è la CrossFit? Che cosa ci fa qua? Allora, CrossFit Catanzaro è un'associazione sportiva che nasce 4 anni fa e io sono il presidente fondatore. E niente, il CrossFit praticamente si basa su movimenti funzionali ad alta intensità, quindi movimenti dove coinvolgono più gruppi muscolari e movimenti che già vengono fatti nella nostra vita quotidiana. Poi vengono utilizzati bilancieri dove, per il sollevamento pesi,
kettlebell, tutti gli esercizi che possiamo fare con il nostro peso corporeo e poi tutti gli esercizi cardiovascolari, quindi anche come la corsa. Siete quasi tutti, diciamo, dotati di ottimo fisico, ma per quelli che invece aspirano a questa condizione ci sono speranze? Certo, assolutamente, si inizia ed è per tutti. Questa è la cosa bella del CrossFit, è proprio questa, che è scalabile, nel senso può farlo il ragazzo di 20 anni come può farlo anche la signora o il signore di 60 anni. Ci trovate a via Scopelliti 16-18 in zona via Lombardi praticamente. Fabrizio, buongiorno da Taverna qui, come stai anzitutto? Sto bene. Come ti senti circondato da tanto affetto dovunque tu vada? È una bella esperienza estate, è questa. Il calcio continui a seguirlo sempre? Io non ricordo qual è la tua squadra del cuore. Sì, lo continuo a seguire, ma non come prima. Ovviamente, per chi fa il tifo? La Roma, tifo. Auguri. Grazie. Come è cambiata la vostra vita dopo quella data? Allora, diciamo che dopo l'incidente è stato traumatico, diciamo, ma le prime ore, perché poi lui ha appena aperto gli occhi, ci ha subito dato una scossa e devo dire, sembra paradossale, ma è cambiata in meglio la vita. E lui è stato sempre circondato da tanto affetto, dai giocatori della Roma che gli hanno mandato tanti videomessaggi, da Giussi Versace che gli è stata sempre vicino e tanti 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 altri campioni. E volevo dire una cosa, lo sport aiuta la mente e il corpo. Oggi sento di andare pianissimo perché la temperatura praticamente è di 38 gradi. Poi mi posso permettere, dopo 1543 gare, quasi tutte vinte o qualche gara arrivato secondo, di camminare con i miei nipotini e con quelli che mi vogliono bene. Ma c'è un altro Sergio all'orizzonte? Allora, sì, ma stai giocando a basket pronti? Perché io sono 1,69 m, i miei nipoti invece sono 1,92 m, 1,87 m, 1,88 m. Sto bene, sto benissimo. Che bello, che bello. Brava, bravissima. In una giornata con tante distrazioni politiche e sportive c'è voglia, c'è il tempo, c'è il bisogno di pensare al proprio benessere. Secondo lei a che punto è il trend culturale dell'amore per se stesso? E dall'anno scorso a quest'anno c'è un trend assolutamente in crescita. L'anno scorso ci sono state alti numeri di presenza, quest'anno si sono praticamente raddoppiati, come potete vedere. Non immagino cosa può succedere l'anno venturo se noi continuiamo con questo lavoro, e continueremo perché la nostra vita professionale ci dà la possibilità. La manifestazione prevede inoltre un congresso medico-scientifico e lo spettacolo Esoteric Arte ospitati al Teatro Politeama.